Abbiamo un caso diplomatico perché adesso il ministro della salute britannico Hancock ha detto che la finale degli europei si svolgerà a Wembley. Lo ha detto rispondendo a una domanda appunto, dei giornalisti sulle dichiarazioni del premier Draghi a proposito della possibilità di disputare la partita in un paese dove il tasso di contagi da coronavirus sia meno alto. Sono stato venerdì a Wembley, è stato stupendo sentire di nuovo la folla fare il tifo. Abbiamo una grandissima location, spero che in Inghilterra, Scozia e Galles vadano avanti. Ha detto ancora, però si gioca qua da noi, Del Mastro. Si mette male, insomma. Io spero che non vi siano incidenti diplomatici per la partita. Ha fatto bene Draghi, comunque a immaginare, di candidare immediatamente l'Italia per la denegata ipotesi e non creduta e non sperata che siano accertati i rischi sanitari ulteriori. Mi permetta però di fare una battuta all'ottima collega Micheli, che so essere persona di spirito. Perché ora la retorica di un PD attento agli aspetti sanitari, molto più intelligente, che ha imposto il rigore. Collega, non tu, ma diciamo che il PD mi sembra tardivamente intelligente, perché ora non dimentichiamoci che quando Fontana mise la mascherina c'erano Boccia che dicevano che era un irresponsabile, Orfini che era un gesto inutile e dannoso, Calenda che era un irresponsabile. Quando scoppiava la pandemia, Zingaretti andava a Milano a invitare a fare gli aperitivi per contrastare l'unico virus che era quello di Fratelli d'Italia, che dicendo di chiudere le frontiere era razzista. O ancora Calenda che diceva abbraccia un cinese, poco dopo con i DPCM a momenti ci impedivano di abbracciare i familiari. O ancora il 21 febbraio del 2020, all'insorgere della pandemia, la Giorgia Meloni diceva chiudiamo le frontiere, facciamo la con la Cina e facciamo la quarantena per chi viene dall'estero, ed eravamo dei razzisti perché non erano remote le possibilità che in Italia arrivasse il virus. Ora, per carità, ci mancherebbe, poi ognuno gioca la sua parte, però raccontiamola fino in fondo. Non esiste un partito responsabile e intelligente che ha fatto delle battaglie sanitarie il suo principio, anche perché qualora il PD le ha fatte tardivamente, e gli intelligenti tardivi a volte fanno più danni degli stupidi, per essere sinceri, ecco. De Micheli? Ma insomma,